Il lato in ombra del mondo, spesso quello più a sud, ma anche a latitudini diverse, dove non sembra mai battere il sole della giustizia, dove gelano le speranze di una vita degna e non solo perché il clima è inclemente. È davvero difficile credere nella speranza, annunciarla e portarla, se la vista e il cuore non si allargano a comprendere le latitudini della fede. Il cardinale Walter Kasper parte da questo approccio per condurre alla comprensione della misericordia divina. Al porporato è spettato il compito di inaugurare, venerdì 15 gennaio, un ciclo di meditazioni sul tema che Papa Francesco ha posto al centro di un anno santo straordinario. A ospitare gli incontri sotto il patrocinio del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione e con la collaborazione dell'Associazione Res Magne, la Chiesa Romana di Santo Spirito in Sassia, a due passi da Piazza San Pietro. Viviamo in un tempo dove c'è molta violenza, molte guerre, molti rifugiati, molta miseria, anche più di due terzi della popolazione della terra è affamato, e molti bambini, e questa violenza richiede una risposta cristiana, e la risposta cristiana è quella di Dio, è la misericordia. Misericordia vuol dire avere un cuore per i miseri, e solo con la misericordia si può anche guarire le ferite che fanno questa violenza nel mondo. Il ciclo di catechesi dedicate alla Divina Misericordia è suddiviso in tre tappe: la rivelazione della misericordia, la misericordia nei sacramenti e nella preghiera, vivere la misericordia. Il titolo della meditazione del cardinale Kasper indica la misericordia come risposta ai segni dei tempi, ma la forza della sua estrema attualità, afferma, risiede nelle radici antiche e sacre. La misericordia è centrale nel messaggio già dell'Antico Testamento, soprattutto nei Salmi, e centrale nel messaggio di Gesù. Pensi a queste parabole del figlio prodigo, o del padre misericordioso, o del buon samaritano, e anche l'affermazione nella Epistola ai Efesini: Dio ricco di misericordia. Con i pellegrini sulle strade del Giubileo da una quarantina di giorni, e mentre altri pellegrinaggi si snodano in zone desolate e mani piccole e grandi vanno bussando, nella speranza si aprano per loro le porte della solidarietà, come quella della carità spalancata da Francesco, il cardinale Kasper ricorda proprio questo, che la misericordia è vera quando non resta una bella teoria. La misericordia deve essere sperimentata, se noi dobbiamo essere testimoni di questa misericordia, è soltanto la misericordia che si sperimenta e si crede anche, può cambiare il cuore dell'uomo. Nessuno di noi può cambiare tutto il mondo, ma se ognuno al suo posto lo fa, questo cambia qualcosa del mondo e dà una testimonianza della Chiesa, del cristianesimo, testimonianza della misericordia di Dio.